Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati finalmente in un nuovissimo video di astronomia dove come al solito andremo ad analizzare una notizia astronomica. Siamo sempre qui su ANSA Scienze Tecnica e quest'oggi torniamo a parlare della sonda Voyager 2 della NASA. L'ultimo video uscito qui sul mio canale risale a un bel po' di tempo fa e lì parlavamo dell'entrata della Voyager 2 nello spazio interstellare. Dicevamo che c'eravamo quasi, che mancava veramente poco. Oggi siamo qui per aggiornarci per quanto riguarda la situazione, perché infatti la sonda Voyager 2 ce l'ha fatta, è ufficialmente entrata nello spazio interstellare, quindi è il secondo veicolo, come ci dice il sottotitolo di quest'articolo, è il secondo veicolo a lasciare il sistema solare. Quindi la sonda Voyager 2, in poche parole, ha raggiunto la sorella Voyager 1 finalmente nello spazio interstellare. Quindi, come al solito, procediamo con la lettura di quest'articolo, che è piuttosto breve, che ci dice semplicemente che la sonda ce l'ha fatta e ci dice quelle due o tre cosette che insomma riguardano queste due sonde, che insomma sappiamo già perché comunque anche negli articoli precedenti che abbiamo analizzato nei scorsi video insomma ne abbiamo già parlato, li abbiamo già letti. Però insomma rinfreschiamoci un attimo la memoria, e questo video di 2 minuti e mezzo fa praticamente da riassunto di questa storia pazzesca di queste due sonde, di tutti i chilometri che hanno percorso e di tutto quello che loro ci hanno permesso di scoprire, sia riguardo dei pianeti esterni al nostro sistema solare che per quanto riguarda diciamo anche la fascia di Kuiper, la nube di Oort, e quindi anche lo spazio interstellare, perché comunque sono ancora operative nonostante si trovino nello spazio interstellare, e quindi fa vedere in poche parole il loro viaggio ai confini del sistema solare e oltre. Per la seconda volta nella storia dell'esplorazione spaziale, un veicolo ha lasciato il sistema solare per inoltrarsi nello spazio interstellare. La sonda Voyager 2 della NASA ha seguito le orme della sua gemella, la Voyager 1, che ha varcato i confini del nostro sistema planetario nel 2012, qua dice 2013, ma in realtà nell'agosto del 2012, e che adesso ha raggiunto la distanza record di 20 ore luce dalla Terra, pari a 21 miliardi di chilometri. Lo rende noto il Jet Propulsion Laboratory, JPL, della NASA sul suo sito. Il primo annuncio è però arrivato dal JPL con un tweet attraverso il profilo della missione Voyager 1. Prosegue il Grand Tour. Voyager 2, l'unico veicolo ad aver visitato Giove, Saturno, Urano e Nettuno, ha lasciato la bolla del Sole e si è unita a me nello spazio interstellare. Un tweet anche abbastanza simpatico. Si legge nel tweet che fa riferimento alla bolla protettiva di particelle e campi magnetici. L'annuncio ufficiale è previsto alle 17 di oggi a Washington nell'ambito del convegno dell'Unione Americana di Geofisica AGU. E questo articolo è di ieri rispetto a quando state vedendo questo video, perché voi lo vedete martedì 11 dicembre, questo articolo è di ieri lunedì, e quindi diciamo che l'annuncio ufficiale è stato dato ieri. Quindi, detto questo, finalmente abbiamo due veicoli nello spazio interstellare. È sicuramente una soddisfazione, perché comunque magari non ci si aspettava che sarebbero riuscite ad arrivare fin là, funzionanti, ancora operative, e diciamo che hanno una tecnologia a bordo di 40 anni fa, di 50 anni fa, quindi pensate un po' se riuscissimo a mandare magari una sonda. Ovviamente dovremmo aspettare forse un po' di meno, ma comunque aspettare tanto, però con la tecnologia che abbiamo adesso probabilmente riusciremmo a captare, a vedere molte più cose e magari andare a scovare delle cose molto più interessanti, importanti. Ma comunque queste due sonde ora si trovano nello spazio interstellare, comunicano ancora con noi, hanno ancora abbastanza energia per comunicare con noi ancora per un bel po' di anni. Quindi insomma speriamo che nel frattempo tutto vada per il meglio e magari e che non incontrino qualche asteroide, qualche pianeta, qualche stella sul loro viaggio che le distrugga completamente, ecco, perché era una cosa che poteva succedere ed è una cosa che può tuttora succedere, per lo più adesso che si trovano nello spazio interstellare, che quindi si trovano in una zona praticamente a noi sconosciuta. Quindi
veramente bisogna sperare per il meglio. Tra l'altro, l'ultimo video che era uscito qui sul mio canale parlavamo della sonda Voyager 1 che appunto si trovava alla distanza record di 20 ore luce da noi, quindi più di 21 miliardi di chilometri. Pensate un po'. Quanti chilometri sono distanze inimmaginabili per il nostro cervello. Comunque, per concludere il video in bellezza, abbiamo ben due sonde ora fuori dal nostro sistema solare. Qua di quando dice bolla, ovviamente si chiama bolla locale, ovvero questa protezione che viene generata dal nostro Sole col vento solare che arriva fino oltre, ben oltre l'orbita di Nettuno, quindi dell'ultimo pianeta del nostro sistema solare, che va ad estendersi e poi arriva a un certo punto che questo vento solare non ha più energia, non ha più forza, quindi si ferma lì e crea questa specie di bolla che ricopre tutto il nostro sistema solare e che ha la funzione di uno scudo che ci protegge quindi da tutte le particelle cariche provenienti dalle altre stelle o da altre galassie che diciamo ci proteggono un po' da tutte queste radiazioni che arriverebbero a forza piena se non avessimo questa protezione. Infatti vedete qua nell'immagine la posizione di Voyager 1, alla posizione di Voyager 2, vedete il nostro sistema solare e poi vedete tutta questa sfera gigantesca che qua viene chiamata Heliosphere e quindi quella è diciamo il confine vero e proprio del nostro sistema solare. Una volta fuori da questa bolla locale si è ufficialmente nello spazio interstellare. Quindi detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa news sia stata interessante, spero che sia stata intrigante, spero che sia stato di vostro gradimento. Abbiamo parlato nuovamente della sonda Voyager 2, in generale delle sonde Voyager che insomma si trovano ora ufficialmente entrambe fuori dal nostro sistema solare. Speriamo in bene, auguriamoci che un giorno magari qualcuno le trovi, magari qualche vita extraterrestre intelligente. Poi ovviamente qua c'è il dibattito, chi vorrebbe che gli alieni sapessero dove ci troviamo, altri non lo vorrebbero sapere, insomma, sono discorsi un po', mamma mia, larghissimi, dei quali si potrebbe parlare per ore. Detto questo, io vi rimando ad un prossimo video nei prossimi giorni, sperando che scontate tizi altrettanto interessanti, altrettanto intriganti come lo è stata questa. PS, perché è arrivato alla fine di questo video, fino alla fine di, fino al punto di questo video, e spero ci arriviate sempre tutti. Ieri, lunedì 10 dicembre, non è uscito nessun video, non sono riuscito a programmarlo, non sono riuscito a registrarlo. Di conseguenza, o uscirà in uno di questi giorni due video in un giorno, oppure farò l'eccezione e ne farò uscire uno sabato, che sapete io sabato e domenica non porto video, tengo quei due giorni di stacco, ma magari per recuperare il video di lunedì ne porto uno sabato, magari ne faccio uscire due venerdì, due giovedì. Poi vediamo. Detto questo, meno mi rimane che salutarvi. Ciao belli!